Approvato in Consiglio Comunale a Teramo il bilancio consolidato, dedicato alle partecipate del Comune. Un bilancio positivo, come conferma l'assessore Stefania Di Padova. Il bilancio consolidato è un atto importante per il Comune di Teramo perché è quello strumento che permette al Comune di incrociare quelli che sono i bilanci delle società che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica. In questo caso il cosiddetto GAP, cioè gruppo di amministrazione pubblica, è costituito dalla Farmacia Comunale, dal MOTE, dalla TAMA e dalla Ruzzoredi. Quali sono i numeri di questo bilancio? Ma sicuramente sono numeri estremamente positivi, così come lo erano nel 2021. Abbiamo un risultato di amministrazione di oltre 1,2 milioni di euro, così come un numero relegato al patrimonio di tutto quanto il GAP di circa più di 88 milioni di euro. Quindi sono numeri importanti. La minoranza ha posto l'accento, contestandolo, sull'accorpamento tra il MOTE e la TEAM. Beh, guardi, è una riflessione questa. La TEAM deve essere risanata e quindi ha già delle difficoltà economiche. Se noi abbiniamo anche un carrozzone, così come lo voglio definire, che è il MOTE che si trova in difficoltà, perché dobbiamo correre questo rischio nel momento storico che la TEAM deve essere già essa risanata? Avete anche chiesto a che punto è il biodigestore? Sì, il biodigestore è una cosa importantissima per Teramo. Abbiamo un ritardo di 8-9 mesi. L'assessore Ciapanno ci ha dato una risposta. Trova difficoltà col Ministero, trova difficoltà con la Regione Abruzzo. Beh, noi siamo da stimolo perché queste difficoltà si possano, come dire, abbreviare in considerazione del fatto che 9 mesi di ritardo sono tanti.